Ciao a tutti, sono Daniele Besana, fondatore di BioK, e c'è stato un cambio in ultimo momento nel titolo. Trovare clienti con un chatbot mi sembrava un po' troppo, te lo dico io, come si fa. Ho trovato clienti con un chatbot e infatti in questa presentazione voglio condividere con voi la mia esperienza e come un chatbot mi ha aiutato a trovare nuovi clienti per il mio business. Allora, due parole su chi sono. Innanzitutto non sono uno sviluppatore, ma mi occupo di informatica tecnica, di supporto tecnico da tanti anni. Per 12 anni mi sono occupato di reti e sicurezza informatica, e partendo dal negozio Buffetti di Meda, poi continuando arrivando a lavorare per Juniper Networks in Olanda, dove vivo tuttora. Quindi diciamo, ho avuto l'opportunità di lavorare sia con piccole realtà locali che poi con grosse realtà a livello europeo e non solo. Ad un certo punto mi sono deciso di passare e diventare un imprenditore digitale e a questo punto lavoro sul web, seguo dei progetti web e ovviamente BioK, che è quello principale, quello che parlerò, dirò qualcosa in più questa sera. Poi dei blog di nicchia come questo di Vere Amsterdam, Water Freak, che parla di quello che facevo prima, in pratica di sicurezza. E sono blog di nicchia monetizzati con pubblicità, prodotti o affiliazioni. Adesso, che cos'è BioK? Come vi dicevo, ho avuto la fortuna di lavorare sia con piccole realtà che con grosse realtà. Poi quando mi sono deciso di mettermi in proprio, sono tornato in contatto con i professionisti, con l'imprenditore, e ho notato la differenza di tipi di servizi, l'accesso al servizio tecnico che può avere la grossa azienda e il supporto tecnico che può invece ricevere il piccolo imprenditore, il gruppo di servizio. Quindi ho deciso di creare questo servizio, un servizio di supporto WordPress. È un po' diverso da diciamo, lavorare con un freelancer, per esempio, dove chiedi un preventivo, attendi che ti arriva, ci sono delle tempistiche, dei tempi di consegna, eccetera. Lavoriamo con il concetto di ticket. Il ticket significa una risoluzione a un problema, una modifica, prezzo fisso, risultato garantito, soddisfatto e rimborsato. Quindi è un po' un modo diverso di vendere servizi WordPress. E, ok, uno degli obiettivi che avevo, sono una delle cose che devo fare, è trovare nuovi clienti. E ho deciso di creare una strategia digitale basata sul contenuto. Però che cosa significa? Che cosa significa? Si parla tanto anche di content marketing. Vediamo un attimo quali sono gli obiettivi veri di cercare clienti con il contenuto. Il primo obiettivo è quello di creare autorità. Cioè, se io, non so, scrivo un articolo di come velocizzare WordPress in tre mosse, creo autorità perché dimostro che conosco il problema e conosco qual è la soluzione. E poi l'altro obiettivo del content marketing è creare fiducia. Più contatti positivi abbiamo, e più la fiducia aumenta. È una cosa naturale. Anche qui ho partecipato a qualche meetup qualche mese fa, ho parlato con Paolo, ho conosciuto altre persone, poi si sono scambiate le mail. Insomma, ovviamente più contatti si hanno, più aumenta la fiducia. E quindi l'obiettivo è far diventare il visitatore o comunque una persona che entra in contatto con il tuo brand o i tuoi servizi, trasformarlo e convertirlo nel cliente. A questo punto ho fatto un po' un'analisi, perché tutti parlano sempre del blog, bisogna scrivere, bisogna fare articoli, bisogna avere un blog, e certo ormai ci sono anche altre forme di contenuto, i video sono diventati molto popolari, ci sono i podcast, però ho fatto un po' un'analisi del blog tradizionale in confronto con chatbot. E analizzando un po' i pro e i contro, diciamo i pro del blog è che è un contenuto che dura nel tempo. Ad esempio di prima, se scrivo un articolo velocizzare WordPress in tre mosse, questo articolo rimarrà disponibile e rimarrà valido per un certo periodo di tempo. Poi è un asset che si può utilizzare se una persona mi chiede come faccio a velocizzare WordPress, ok, guarda questo articolo qui, c'è il cassetto, quello che si può fare. E contro è c'è un'altra competizione oramai. Per avere visibilità in una sua ricerca in Google, che è un dubbio che dipende dall'argomento che trattate, però nel mio caso c'era una competizione. E poi time consuming, perché per scrivere un contenuto, una guida fatta bene, comunque ci vanno ore di lavoro. I pro che ho identificato nel chatbot è un po' l'effetto novità, perché qua dentro tutti conosciamo il chatbot, come funzionano in and out, però là fuori è vero che tante persone non hanno ancora avuto magari il loro primo contatto con il chatbot, sono curiosi di provarlo, insomma, utilizzare un po' l'effetto novità di offrire contenuti con un,
canale diverso, offre il vantaggio di avere una comunicazione breve ma continua. Cioè, adesso c'è questa situazione in cui per avere visibilità su Google devi scrivere delle guide da 5.000 parole, però in realtà la gente ne legge 10 di parole perché nessuno ha tempo, lo spazio di attenzione si sta riducendo e persone cercano informazioni velocemente. Quindi mi sembrava più sensato utilizzare un mezzo di comunicazione come il chatbot che permette di comunicare in questo modo, comunicare in forma breve, però continua, perché una volta che una persona ha iniziato una conversazione col chatbot, poi ha la possibilità di mandare messaggi quando voglio iniziare la comunicazione e mandare informazioni. Poi c'è il discorso di coinvolgimento. Sono ormai molto famosi i dati che sono circolati sull'open rate, click rate, se si confronta la mail dove c'è un open rate indicativo del 20%, nel chatbot c'è un open rate dell'80% e ho verificato esattamente questo tipo di numeri, poi vediamo un po' più nel dettaglio. E poi c'è anche un altro tipo di coinvolgimento, cioè rispetto alla mail che ti arriva, la apri, la leggi, il chatbot ha questa forma di interazione con cliccare dove devi puoi esprimere insomma se ti interessa l'informazione o no, è molto più coinvolgente. Il contro che ho identificato è da una parte anche il pro, cioè il messaggio deve essere necessariamente breve, quando si parla di cose tecniche bisogna essere concisi ma precisi, perché non si può parlare, bisogna essere precisi anche comunque avendo a disposizione messaggi brevi. E poi è un contenuto difficilmente riutilizzabile, cioè quando mando un messaggio, un'informazione alle persone che seguono il chatbot, poi è un po' più difficile riutilizzare questo tipo di contenuto. Però poi vedremo come ho cercato di ovviare questa limitazione. Per cui vi presento Walk, quello qui, questo è l'indirizzo a cui lo trovate. Adesso spiego un attimo come ho creato Walk. Questo non è assolutamente l'unico modo in cui si può fare un bot, e neanche forse il migliore, non lo so. Questo è quello che ho utilizzato io e quello che sta funzionando per me, quindi di questo vi parlo, ecco. Invece di creare il chatbot di WPOK, ho voluto creare proprio un personaggio a parte. Quindi un personaggio con il suo nome, ha la sua immagine, ha la sua storia, e ho voluto definire anche un po' come comunica. Comunica in modo breve e informale, manda messaggi come mandare un messaggio a un amico. È abbastanza divertente, una delle cose che fa è raccontare barzellette ogni tanto e magari mettere le emoticons, insomma, sempre un tono un po' divertente. Ha delle emozioni umane, quindi anche se è un robot o comunque un software, ho voluto mettere un po' di emozioni umane nel modo in cui comunica, e ha anche un po' una sua terminologia. I subscribers sono gli amici, quando parla di me io sono il boss, e ho pensato un po' cosa deve comunicare il WOC. Allora, innanzitutto consigli per chi usa WordPress per il business, e novità legate a WordPress per non tecnici, cioè cosa significa? Visto che il tipo di cliente ideale per i miei servizi WPOK sono comunque persone che utilizzano WordPress, però comunque per farci del business, mando informazioni che ovviamente hanno senso per loro. Quindi invece di dire che è uscito WordPress 4.8 con 42 bug fix, ha più senso dire che è uscito WordPress 4.8 che permette di modificare le pagine in modo più veloce, non lo so, una cosa che comunque ha dei vantaggi un po' più sensati per chi utilizza WordPress. E poi ho pensato qual è il target, appunto, liberi professionisti, imprenditori, piccole aziende che utilizzano web e ovviamente utilizzano WordPress. Come sono le interazioni con WOC? Allora, ce ne sono due tipi. La prima è iniziata all'utente, quindi innanzitutto quando la persona inizia a mandare il primo messaggio, quindi avrà un messaggio di benvenuto, può richiedere un consiglio, può richiedere di affrontare una barzelletta, è possibile guardare i servizi che offriamo come WPOK, e una parte di intelligenza artificiale molto 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 basica, cioè praticamente riconoscere le parole, se dicono, se scrivono grazie dirà prego, se dicono ti mandano un thumbs up rispondi col sorriso, e se dici barzelletta ti racconta la barzelletta. Però non è customer service, è un tipo di bot pensato per mandare informazioni, creare lì. E la seconda
tipo, secondo tipo di interazione è il broadcast, quindi messaggi che quando almeno l'obiettivo è mandare almeno un consiglio alla settimana e sempre dei messaggi con un'interazione, quindi non tutta la spattafiata, ok, questo è quello che volevo dire, ma ehi, cioè, volevo parlarti di questa cosa, ti interessa? No, ok, allora questa è la cosa, insomma, con un coinvolgimento con la persona. E poi con approfondimento video, questa è una cosa che ho fatto un po' per ovviare quello che dicevo prima, il fatto che creo che i contenuti ti vanno un po' persi. Creando dei video come approfondimento del messaggio, vado in effetti a creare dei contenuti che poi rimangono disponibili su YouTube a lungo. Adesso parlo un attimo di come creo il contenuto. Ci sono in pratica quattro passaggi. Il primo è trovare le idee, poi il secondo è creare questo video di approfondimento, il terzo è creare il messaggio di broadcast vero e proprio, e poi valutare i risultati. Vado un po' nei dettagli di come utilizzo, come appunto creo contenuto, perché so che tante persone qui sono tecniche, quindi magari questi aspetti non tecnici ma più legati a che cosa ci sta intorno a gestire un chatbot possono essere interessanti, magari un po' diversi da vedere. Io utilizzo, cioè organizzo tutto questo flusso di questa procedura con Trello, è un sistema molto facile, considerate ogni scheda che si vede lì è come un post-it che si può passare da una fase all'altra, da una colonna all'altra, quindi c'è la fase dove ci sono le idee, poi in progress, schedulato, messaggio inviato, risultato. Diciamo, ogni volta che mi viene in mente qualcosa che può essere inviato, lo metto nella prima colonna delle idee, e poi da lì si parte. Per trovare idee utilizzo allora due strumenti, uno è Flipboard è un'app per il cellulare e seguo tutte le informazioni che hanno a che fare con il mondo WordPress, quindi in automatico vedo sempre le ultime novità, gli ultimi contenuti interessanti. Feedly funziona in modo simile, permette di seguire blog diversi legati al mondo WordPress, oppure delle newsletter che fanno content curation, che inviano le novità della settimana. Quindi con questi tool raccolgo una serie di idee, sempre come dicevo prima, poi magari la notizia tecnica la cerco di rigirare, se effettivamente valutare se è un risvolto business che può interessare. Poi la creazione dei video, anche qua cerco sempre di concentrarmi sui benefici che sto parlando. Mostro dei casi reali, visto che ho degli altri progetti web miei che utilizzo per spiegare le cose. Utilizzo Screencastify, che è un software che sto usando in questo momento per registrare lo schermo. Utilizzo la metodologia CDC, molto famosa, che significa cazzo de cane, nel senso che sono video assolutamente non a Montemagno, non spattinati, sono io che parlo e spiego le cose, vabbè, insomma avete capito, sono fatti così. Poi, la creazione del broadcast, come dicevo prima, richiede sempre un'interazione per poter continuare. Utilizzo questa logica dei messaggi concisi ma precisi e finisco sempre con una richiesta di feedback. Qui c'è un esempio di un consiglio su come creare immagini per il tuo blog e Walk dice: se hai un blog devi impostare un'immagine in evidenza, utilizzo anche un'immagine per far capire cosa sta parlando, poi se la persona vuole continuare deve cliccare su vai avanti Walk, quindi se non è il momento giusto, se la persona, se l'informazione gli interessa, non cliccheranno per continuare. Poi c'è il messaggio vero e proprio, quindi consiglio di utilizzare questo tool per fare le immagini in modo facile, veloce, voilà. C'è il bottone per poter visitare Canva, quello strumento di cui parlo. Poi c'è il messaggio, il mio boss ha fatto un video per te, quindi il link all'approfondimento video. E poi si chiude con la domanda, ti ho aiutato, thumbs up, thumbs down. Quindi per avere un feedback per me, per capire se effettivamente questo tipo di informazioni che sta mandando sono utili e interessano agli amici di Walk. Poi c'è la fase in cui valuto i risultati. Allora, controllo subito i messaggi dalla pagina Facebook. Cioè la pagina Facebook si può vedere in tempo reale che cosa scrivono le persone, come rispondono e interagiscono un po'. Poi controllo anche le statistiche, dei feedback nello strumento che uso e faccio il contatto diretto se necessario. Adesso
Vorrei non ridire se pensate a marketing automation o tutto il bot, in realtà anche col fatto che i numeri sono ancora bassi è ancora gestibile per me monitorare i messaggi in questo modo, un po' manuale, e se una persona fa una domanda vuota che non capisce, probabilmente non capisce, intervengo per facendo un contatto diretto. Come lo faccio è non entro, cioè non scrivo a nome di WOC, visto che ho creato questo personaggio e voglio che sia in un certo modo indipendente, ma WOC dirà ancora che il mio boss ti ha mandato un messaggio, io in parallelo mando un messaggio alla persona, sempre via Messenger, scrivendo, visto che ti stavi divertendo con WOC, hai fatto questa domanda, hai bisogno di qualcosa. Quindi sì, è una cosa un po' manuale, per essere gestibile, però dà un po' quel tocco personale. Poi, ok, dilemma tecnologico. Io volevo utilizzare un tool che permettesse di fare un chatbot in modo veloce senza stare a scrivere codice o... Insomma, volevo iniziare a testare questo strumento molto interessante in modo veloce e semplice. Per cui ho fatto un po' di analisi e ho trovato i due software più utilizzati per questi due cose, ChatFuel e ManyChats. Ho fatto un po' l'analisi di quel punto. Adesso, l'analisi in realtà è basata sull'utilizzo di 3 mesi, cioè io ho utilizzato, è da febbraio che sto utilizzando WOC per aiutarmi, e quindi adesso guardando indietro a questi 3 mesi, i primi 3 mesi di utilizzo, ho fatto un po' l'analisi del quale conto. ChatFuel sicuramente è molto flessibile e ha molte funzioni, e ha vantaggio di avere una comunità di supporto che è efficace. Di solito se scrivo qualcosa nel giro di un giorno ottengo una risposta, ManyChats passano sempre 3-4 giorni perché è un tipo di supporto organizzato non in comunità ma con persone di livello supporto. Di contro è un delivery inaffidabile e questa è veramente una cosa devastante, cioè a volte non manda messaggio, a volte si interrompe a metà della conversazione ed è molto frustrante per me ma soprattutto per le persone che hanno una bad experience perché insomma i messaggi a volte non arrivano, quindi lasciano le persone un po' a metà. E poi una reportistica veramente penosa, adesso hanno aggiunto la possibilità di integrarsi con Botalytics, Yandex e altri sistemi, però comunque ancora delle cose base, tipo quante persone cliccano un bottone, ancora è difficile da tirare fuori in modo urgente. Invece ManyChats, allora, ho messo che c'è una versione premium da $10 al mese. Perché questo è un premium? È un pro? Perché preferisco pagare per un servizio piuttosto che quello che faccio a più, cioè mi danno un servizio gratis, però in realtà mi stanno usando come numero per poi vendere ai grossi brand. Preferisco pagare un servizio che uso e non essere usato per vendere un servizio a qualcun altro. Cioè, quindi mi piace un po' più come logica, come modello di anche. E hanno diversi strumenti per la promozione del chatbot, strumenti tipo marketing, perché è facile integrare nel proprio sito una possibilità di iniziare la comunicazione con il chatbot e con il marketing. Nei contro metto due cose che in realtà sono due limitazioni che ho avuto, che ho incontrato io, cioè non è possibile mandare messaggi random e nel mio caso se una persona chiede un consiglio o se chiede una barzelletta prende una barzelletta da un pool di barzellette in modo random, purtroppo non posso farlo e non permette di avere user input per raccogliere informazioni. Una cosa che ho fatto è chiedere alle persone ok qual è il tuo sito e la persona può scrivere l'indirizzo oppure in alcuni consigli c'era un consiglio su la versione PHP e chiedevo ok qual è il tuo hosting, la persona può scrivere qual è il suo hosting, quindi è un tipo di interazione carina che permette di raccogliere informazioni per poi mandare anche messaggi più specifici in futuro, purtroppo non si può fare. Quindi la morale è che ho scelto ChatFuel ma sto valutando il passaggio a ManyChats o comunque il delivery inaffidabile sta veramente creando dei problemi. Adesso come ho fatto a far conoscere WOC? Inizialmente praticamente parlando di lui, ho partecipato, sono stato intervistato in alcuni podcast, poi ne ho parlato sui social nella newsletter di OK, sul blog, insomma ho utilizzato un po' i canali che avevo a disposizione
per farlo conoscere. E questi sono alcuni podcast per strategia digitale. Il mio bot piace il business, l'altro è vendere valore nelle mani dei bot, cui ho parlato. Poi anche Digitalia come gadget digitale ha parlato di Walk. E poi Facebook Ads. Allora, Facebook Ads ho appena iniziato, veramente non ho dati per dire niente di sensato, però il concetto è che si può creare un ad che punta a un messenger bot e si può fare praticamente creando all'interno dell'ad, specificando che non è questo messenger. Sto facendo retargeting, quindi lo uso per chi ha già visitato il sito per proporgli iniziare a comunicare con Walk, e poi c'è la possibilità di specificare anche la destinazione nel messenger. Poi la seconda tecnica, che ancora non ho provato, è quella di dare un incentivo. Adesso io ho visto questo è un esempio veramente interessante che ho visto utilizzato. Questo brand dice: rispondi con un messaggio al messaggio con la parola coupon per avere il 10% di sconto. Quindi la persona, insomma, inizia la comunicazione col bot per avere il 10% di sconto, e poi a questo punto può ricevere altri messaggi. Poi dopo 3 mesi, allora, arriviamo alla parte dei risultati, e questo è preso da ChatFuel, e quello, insomma, a destra vedete un clip, insomma, sono allineati con le statistiche che ho già visto in giro altri case study. Il tasso di apertura è comunque intorno all'80%, stabilmente intorno all'80%, con un 50% di persone che cliccano, quindi che interagiscono con in qualche modo con il bot. E sì, confermo che spesso, insomma, con la newsletter che abbiamo, l'open rate è intorno al 20%, forse un po' più alto perché comunque i numeri sono piccoli, quindi all'inizio tende ad essere più alto il numero quando le liste sono piccole. Però il click-through è molto basso, 5-10% al massimo, quindi sicuramente c'è più coinvolgimento. Questa è la crescita, e insomma, i balzi che ha fatto sono stati in corrispondenza di questi delle promozioni che ho fatto e che ho fatto nel podcast. Quindi, risultati, andiamo ai numeri. Dopo 3 mesi, Walk ha 126 amici, 5 clienti e ha... Poi lascio a voi se considerare se sono tanti o pochi, però diciamo statisticamente sembra un risultato decente. E in generale c'è questa cosa dei feedback. I feedback sono positivi, Walk piace, c'è un po' tutta questa sensazione, che non è solo la sensazione, ma anche i feedback che inviano le persone. Comunque lo strumento piace, il concetto di ricevere consigli in questo modo è considerato simpatico. Che cosa mi ha insegnato Walk? Allora, la prima cosa è che anche un bot crea emozioni. E qui c'è la storia del primo bacio. Qualche settimana fa, una venente amica di Walk, alla domanda ti ho aiutato oggi, cioè mi ha dato un consiglio, ti ho aiutato oggi, ha risposto con un bacio, un emotico di un bacio. A cui ovviamente Walk ha risposto da tonto, dicendo: ah no, non ho capito, devi contattare il boss. Però questa cosa ha fatto molto pensare, perché in realtà... Cioè, il bacio è comunque legato all'emozione, e anche se le persone sanno che stanno parlando con un software, comunque ci sono queste situazioni: la gente scrive grazie, la gente gli manda thumbs up, la gente gli manda il sorriso, anche un bacio ricevuto. Quindi il bot veramente può generare emozioni, ed è interessante utilizzare questo strumento e vedere cosa si può fare. E la seconda cosa è abituare gli utenti a intraprendere azioni. Allora, ci sono tanti canali che sono abbastanza passivi in natura. La gente subisce video, fa un po' passivo, poi alla fine devono dire: ah, clicca per fare subscribe al canale, se no. E invece, come strumento, fin da subito c'è un'interazione, fin da subito devi fare dei click, fin da subito devi... gli utenti devono intraprendere azioni. Questo è una cosa che secondo me mi fa pensare, perché poi quando le persone sono abituate comunque a avere una comunicazione a due, poi insomma diventa più naturale il momento in cui devi fare magari altre azioni.
Ecco, per esempio, la storia del bacio non è finita, perché poi la settimana dopo ho ripreso questa storiella e ho mandato un messaggio di broadcast a tutti dicendo: oh, ho ricevuto il primo bacio, qui Walk l'ha detto, ho ricevuto il primo bacio, se anche tu mi vuoi bene, condividimi con i tuoi amici. E la risposta è stata positiva, comunque il 6% delle persone hanno effettivamente cliccato e condiviso il link di Walk con, sul proprio Facebook Walk. E una terza cosa che mi ha insegnato è che i tempi di reazione sono veramente veloci. E col fatto che comunque Messenger ce l'abbiamo per telefono in tasca, dove ci scrive la ragazza, il ragazzo, gli amici, tutti quanti, e quando c'è un messaggio, quando c'è una notifica, la gente guarda il cellulare, la gente legge. Per cui quando mando un broadcast di solito apro subito i messaggi sulla pagina Facebook, è incredibile, nel giro di 15-20 secondi già si vedono persone che cliccano, che fanno, che rispondono. Con le mail di solito c'è sempre una piccola percentuale che risponde velocissimamente e poi il resto arriva per le ore o anche un paio di giorni dopo. E niente, l'ultima cosa, due parole sulla digievoluzione di Walk, cioè come vorrei che crescesse. Sicuramente c'è da sperimentare di più il discorso di Facebook Ads, sia per far conoscere WP OK proprio a chi non conosce, non sa cosa facciamo, quindi farvi conoscere i nostri servizi, sia per chi fare il remarketing, per chi già ci conosce, non so, chi è già arrivato a vedere la pagina di vendita di un servizio, proponi magari uno sconto, come l'esempio che ho fatto vedere prima. Poi la seconda cosa, passaggio alla piattaforma migliore, magari per i chat, non so, magari usciranno delle altre idee migliori. Poi creare una sequenza di onboarding per i nuovi amici, cioè soprattutto per chi non conosce cosa facciamo, mandare una serie di messaggi che spiegano che cosa ci occupiamo e quel tipo di problemi possiamo risolvere. E creare messaggi più specifici con la profilazione degli utenti, cioè man mano che il bot raccoglie più informazioni, già conosce il sito, l'hosting utilizzato, insomma, man mano che raccoglie più informazioni, una persona può essere interessata più alla SEO e l'altra può essere interessata più a come far diventare, velocizzare WordPress, quindi riuscire a mandare messaggi più specifici alle persone. Grazie, questa è la mia presentazione. Grazie, Walk non ha ancora LinkedIn, però... Se ci sono domande... Ok, una vorrei sapere se Walk funziona solo in italiano e dunque le statistiche collegate sono solo per l'utenza italiana? Sì. Non l'hai testato su un audience olandese, per esempio? Per esempio olandese, no. Ok. No, allora, noi abbiamo, cioè, i servizi di OK sono anche, c'è anche la versione inglese, però non ho fatto, Walk è solo italiano. Ok. È un'altra cosa su cui sarebbe interessante. Complimenti comunque. I clienti sono arrivati per su argomenti che avevi segnalato o anche per altre cose, quindi ha prevalso l'aspetto della fiducia piuttosto che quello di cui parlavi o altro? No, anche su altre cose, sì. Magari dei problemi che arrivano a tempo, delle cose che non riuscivano a risolvere sul sito, sì. Poi ho preso un po' l'occasione. Sì. Io purtroppo sono arrivato in ritardo, quindi ho perso la parte iniziale perché orbitavo in cerca di parcheggio. E l'hai sviluppato con che tool questo qua? Con ChatSue. Quindi manualmente, fondamentalmente. Parte del tool è manualmente. Hai provato a guardare tool AI un po' più muscolosi? Alexa? No. Watson? No, perché alla fine... La parte di intelligenza artificiale non mi interessa che sia particolarmente sviluppata, cioè non è un bot che deve fare supporto tecnico. Cioè è una design choice, cioè hai deciso per te serve, volevi capire come il canale chatbox serviva per ottenere il tuo risultato di business. Sì.
Okay. Cioè per generare dei lead, comunque dei potenziali clienti, in questo senso di generazione va bene che sia abbastanza basica e guidata comunque a bottoni. Pensi che un approccio di questo genere potrebbe andare bene anche per, diciamo, non un approccio wild come trovare nominativi, ma un approccio, non so, supporto tecnico? Sì, però allora... O hai bisogno a quel punto di avere... A quel punto avrebbe più senso, secondo me, andare verso l'intelligenza artificiale che riesce a capire che cosa sta parlando la persona e proporgli magari degli articoli, delle soluzioni a testare. Però... Perché le risposte le hai preparate tu e quindi hai costruito il tuo domain of discourse. E ci hai messo quanto tempo a farlo? Beh, sono 3 mesi che... Che lo usi? Infatti, sì. E a svilupparlo? Beh, comunque direi un mesetto fra iniziare, fare un po' di test. Un mesetto? Sì, però in realtà, diciamo, c'è molto poco che... C'è molto, anzi, quasi niente che va fatto in termini di... Programmazione. No, è programmazione non col codice questa, è diverso. Sì, diciamo, sì, sì. Usare delle varie cose, fare i vari test, dare i parenti. Pagare i parenti. Io ho una domanda, non so se è possibile, non c'è tu o meno, però per lo scopo del bot, che comunque mi sembra effettivamente interessante, si potrebbe anche togliere la chat oppure no? Cioè nel senso c'è la possibilità proprio di rimuovere il bot dalla chat e andare solo con il bottone. Cioè, per questo tipo di utilizzo se si può disattivare la parte dato che il management allo stato puro dove tu effettivamente devi raccogliere lead nominativi e ingaggiare le persone potrebbe essere interessante. Sì, è possibile disattivare la funzionalità. Ho fatto un paio di esperimenti perché all'inizio la comunicazione era molto più aperta. Dicevo che puoi chiedere, scrivi barzelletta per barzelletta, scrivi consiglio per consiglio. E allora il vantaggio è che veramente potevo vedere molti più feedback dalle persone. Lo svantaggio è che magari scriveva delle cose che non capiva, per cui l'esperienza per l'utente non era tanto buona. Però io raccoglievo, insomma, vedevo che cosa le persone cosa chiedevano, potevo farmi un'idea di quali erano le cose interessanti. Poi ho chiuso un po', in certo senso, la comunicazione, mettendo molto più forzata che i bottoni, quindi se mi chiedi qualcosa non capisco, cioè mi propone sempre che cosa vuoi fare, consiglio, clicca qui, clicca là. Però ho lasciato il discorso della di poter inserire qualcosa, cioè inserire il testo a mano, perché apre un po' la porta a tipo cose carine come la gente che scrive grazie, bacio, queste cose qua. Però in teoria sì, si potrebbe anche disattivare e fare solo una cosa impostata fuori. Grazie per avermi una cosa. Per la fase di progettazione è fatta come è fatta direttamente su chatbot o carta o è usato un altro mappare un dei scopi, una fase di costruzione, tecnica CDC. No, ho iniziato direttamente con il trovare un po' figure, capire cosa dovesse fare. E, no, però c'è stato un momento in cui sono messo con carta e penna, anche perché all'inizio tutta questa storia chat più e lavorare con Doc, e all'inizio ho fatto un po' fatica a capire come mai fossero più blocchi allo stesso livello e non con una, diciamo, per d'albero che puoi fare delle conversazioni effettivamente che vanno strutturate. Non lo può fare, lo devi strutturare tu, quindi sì. Ma quello di partire come io l'ho aperto, lo sto studiando un po', mi sono accorto di questo limite nella fase di progettazione, quindi volevo capire un attimo. Sì. Poi guarda, all'inizio magari facevo delle cose. Poi non so quanto l'hai evoluto a livello di albero, vediamo. Allora, all'inizio avevo fatto delle cose un po' più strutturate, poi i nuovi consigli che invio, le nuove cose che aggiungo, cerco di tenerle abbastanza semplici comunque. sì, va bene. Se ci sono altre domande direi dopo o durante il networking. Grazie, pazienza.